20:18 minuti in questo istante, riprendiamo dopo la breve pausa musicale. Oggi, come già annunciato in apertura di trasmissione, nello spazio approfondimenti abbiamo un nuovo ospite che siamo naturalmente ben felici di avere con noi, è Francesco Sansone, che salutiamo e ringraziamo. Ciao Francesco. E buonasera a tutti. Grazie naturalmente per aver accettato l'intervista con noi. E sei un sei, come dire, nuovo un po' ai nostri radioascoltatori, per cui magari se vuoi brevemente parlarci di te, ad esempio cosa fai, quanti anni hai, cosa studi, piuttosto che lavoro fai. Allora, sono semplicemente un ragazzo di 27 anni che studia lingue e culture moderne, niente, si spaccia per scrittore, ma per di più è un blogger e curo tre blog, come sapete, che sono dedicati alla cultura omosessuale. E poi, dopodiché, sono un ragazzo nomadissimo, perché vivo una vita normale con i miei compagni da 4 anni e intanto speriamo che qualcosa cambi per andare avanti, no? Sì. Tu hai, come dicevi appunto, curi e segui personalmente questi tre blog, però prima hai pubblicato un libro, Io nella gioia e nel dolore, che è edito da Statale 11. Leggendo brevemente la prefazione, dice: Francesco scrive ogni giorno il suo diario, tra le pagine e le confidenze di un uomo deciso a vivere coraggiosamente il proprio desiderio. È un è un libro suddiviso in tre capitoli, in tre blocchi, insomma, per capirci, e esatto, che tu hai iniziato, tra l'altro, a scrivere ancora in fase adolescenziale, visto che è un po' un diario il tuo. Esatto, praticamente io ho iniziato a scrivere diari quando avevo 13 anni circa, no? Perché era un periodo un po' strano quello, perché non riuscivo ad accettarmi né fisicamente né riuscivo a stare bene con la gente. Di conseguenza, niente, l'unico valvola di svago che avevo era scrivere, e quindi ho deciso di dare vita a un amico di carta e lì mettevo tutte le mie cose, i miei sentimenti, le mie emozioni, e a poco questi diari hanno raccolto anche quei turbamenti che sono iniziati ad apparire quando cominciavo a capire che in me c'era un sentimento che era più indirizzato verso gli altri ragazzi piuttosto che verso le ragazze. E da qui poi tutta una serie di confessioni, ma anche dirlo a miei familiari, poi ai miei amici, e poi tutte quelle pagine che raccontano un po' questo mio immettermi in questo mondo, fra le esperienze più o meno positive, ma che mi hanno permesso di crescere, diventare quello che sono oggi. Quindi è tutto questo. Certo. Tra l'altro, nella seconda parte del libro, Confessioni e cambiamenti, dici: da qui inizia una nuova vita fatta di emozioni e di sentimenti che mai avevo provato e che non avevo mai nemmeno minimamente immaginato di provare a vivere. Incontri, esatto, esperienze, uscite notturne, liti, confronti, tutto ciò che fa parte della vita di un diciottenne, incluso il primo amore. Quindi tu a 18 anni accetti la tua omosessualità e ne parli dopo tre giorni, mi dicevi, sì. Ne parli con i genitori, e i tuoi genitori? E i miei genitori l'hanno accettata in una maniera che non mi aspettavo, perché io già ero pronto a farmi la valigia e scappare e andare via di casa, no? Invece un pomeriggio dopo pranzo gli ho dato il digestivo. Sì, dopo pranzo l'ho riunito tutto in soggiorno e dopo un po' di paranoie mie personali ho detto tutto di un botto: sono gay. E il silenzio cadde, ma un silenzio scioccato, perché nessuno si aspettava questo tipo di confessione, no? Poi chi ha rotto questo silenzio è stata mia mamma, che adesso ha detto una frase che poi penso sia una cosa che mi accompagnerà per sempre. Perché mi ha detto: io sono eterosessuale, quindi qual è il problema? Da qui proprio c'è stato proprio un'apertura di uno scenario nuovo che non mi aspettavo, no? E quindi sapere che l'essere accettato anche in famiglia era stata, come dire, anche la mia famiglia aveva accettato questo mio essere, mi piaceva stare bene. Infatti, proprio in quei giorni, i primi giorni in cui avevo finalmente trovato me stesso,
senza rendermi conto, come ero per strada, sorridevo, proprio perché avevo una serenità che non dico che non avessi mai avuto prima, però di certo avevo un peso in meno. Certo, poi col tempo un po' di discussioni in famiglia sono nate, ma più che altro per amicizie che frequentavo, che a mia mamma non piacevano, più che per certo. Il mio essere omosessuale, anche perché poi negli ultimi 4 anni io e mio compagno Giovanni abbiamo vissuto a casa dei miei genitori, e quindi più aperti di così, più non, credo che non si possa, no? Sì, tu hai vissuto a Palermo la tua, cioè da quando sei nato, no? Sì, io ho vissuto a Palermo fino a praticamente una settimana fa, perché adesso ci siamo trasferiti in cerca di qualcosa, di un nuovo mondo, no? E quindi ho tutti i miei primi turbamenti, le mie prime esperienze. Il distacco della famiglia. Questo mondo, sì, l'ho fatto a Palermo, in una Palermo che anno dopo anno cambiava e che ha sempre dimostrato di accettare, quantomeno una parte di Palermo, accettare questa l'omosessualità in città. E quindi sì, devo dire però che non ho mai avuto problemi a vivere la mia omosessualità a Palermo, anzi, tra l'altro quest'anno mi dispiace non aver partecipato a Gay Pride come l'anno scorso, però per motivi di lavorativi, diciamo così, mi sono spostato, e quindi niente, mi devo dire vero che di Palermo ho solo dei ricordi positivi, perché non ho mai subito angherie o discriminazioni per il mio essere. Bello, questo è bello, anche perché Palermo è una città multiculturale, multietnica, e tu ce ne stai appunto dando conferma. E sul tuo blog appunto chiedi un po' ai lettori, raccontate un po' le vostre esperienze, soprattutto per quanto riguarda i giovani adolescenti, che di descrivere un po' come è stato il loro percorso e la loro accettazione. Io qui ho dato appunto un'occhiata, ci sono parecchi racconti, che mi ha impressionato appunto quello di un ragazzo che dice appunto che si chiama Federico, che vive in un paese di 1600 anime sperduto tra le colline umbre, e dice da una normale famiglia in un normale contesto sociale, e racconta che quando appunto la sua accettazione, quando poi se ne è reso conto, dice: passai così 4 anni quasi in completa solitudine, sfiorando l'anoressia e rifiutare anche la vita. Poi dal mio lugubre pessimismo riflettei su me stesso e sul mondo che mi circondava, e pian piano trovai una soluzione, e che sarebbe: se le persone rifiutano come ero veramente, allora dovevo celarmi dietro una maschera impenetrabile e ignorare ogni critica e offesa, cosa che mi sembra purtroppo che sia anche una cosa abbastanza comune questa. Sì, perché purtroppo, forse concorderei con me, quando uno capisce, soprattutto un adolescente capisce di essere omosessuale, la paura più grande è quella di pensare di essere solo, no? Soprattutto poi nei piccoli centri questa solitudine si avverte, e quindi si tende a nascondere, reprimere il tutto, perché non si sa con chi parlarne, perché ci si conosce tutti, tutti sanno tutto di tutto, e quindi uno, per paura di diventare l'argomento di discussione dell'intero paese, si nasconde, soffrendo anche. Certo, e poi Federico dice appunto: conobbi poi appunto più approfonditamente le persone che mi avevano rifiutato e scoprì che erano semplicemente ignoranti e legate troppo a quegli schemi sbagliati che vengono trasmessi da padre in figlio senza capire o indagare il perché, ma imponendoli e basta. Quindi quella che noi naturalmente chiamiamo quella che è una omofobia che è interiorizzata, che comunque è un'omofobia che è abbastanza diffusa nel nostro paese. Però con te no, dimmi. Non dico, soprattutto nell'ultimo periodo, devo dire il vero, è che si sta respirando un clima veramente terrificante, se posso. Sì, c'è un clima infame da parte di questa maggioranza che sta governando questo paese, che come dice il cattolico, stanno guardando la pagliuzza nell'occhio dell'altro, quando nel loro hanno praticamente la trave. Però con te Francesco volevo brevemente, ecco, così, se tu volevi dare qualche consiglio, volevi parlare tu da figlio apertamente ai genitori che ci stanno ascoltando, oppure anche agli stessi figli, sulla
cioè questo tuo percorso e su, se vuoi, anche sulle modalità, perché magari alcuni genitori non capiscono, non comprendono, oppure magari intuiscono di una che magari il figlio o la figlia potrebbero essere omosessuali, ma non hanno il coraggio di affrontarlo. Tu che consigli ti senti di dargli? Guarda, io però spesso non mi sento di dare dei consigli, perché penso che poi ogni esperienza sia unica nel suo genere, no? Poi sicuramente un genitore consiglierei di non farsi mai la domanda dove ho sbagliato, perché sicuramente non c'è uno sbaglio, non è uno sbaglio che fa sì che il figlio o la figlia diventino omosessuali, è una componente naturale che fa parte del ragazzo fino a quando nasce. Certo, purtroppo nella società di oggi siamo tutti abituati a seguire uno schema, come si parlava poco fa, no? Mm-hmm. Nascerai, ti fidanzerai con una ragazza, ti sposerai e metterai al mondo altri figli e così via. Purtroppo anni e anni di oscurantismo hanno portato a vedere questo modello giusto. In realtà non è così, ci sono tante varianti, e quando un figlio si rende conto di essere omosessuale deve sapere che da parte dei genitori ci sarà l'appoggio, perché non è con chi va a letto tuo figlio, con chi di chi si innamora tuo figlio, che fa di tuo figlio una persona rispettabile. Tuo figlio è rispettabile per quello che è, per come è cresciuto, per come è educato. Di conseguenza, se tuo figlio è un ragazzo, fra virgolette, normale, che si impegna, fa tutto come dovrebbe essere, ma che ama solo, con la differenza che ama solo gli altri ragazzi, beh, questo non è un problema. Certo, naturalmente ci vuole il tempo per assimilare, così come quando un ragazzo si rende conto che è gay e deve fare un lungo percorso di accettazione, anche un genitore ha bisogno dei suoi tempi per capirlo. Però se si parla si riesce a chiarire tutto, perché poi l'unica soluzione a tutte le paure è parlare, perché poi la paura nasce dalla non conoscenza, e se poi in questo paese per molto tempo non si è saputo nulla, è ancora difficile. Però se una madre o un padre parlano con i propri figli, capiranno che c'è qualcosa di più bello di uno schema preconfezionato, no? Certo, quindi dialogo, che è la cosa più importante, e soprattutto la seconda cosa è la felicità per i propri figli. Noi siamo praticamente in chiusura con la tua intervista. Ricordo appunto il tuo libro, Io nella gioia e nel dolore, di Francesco Sansone, Statale 11 editrice. Vogliamo ricordare il tuo l'indirizzo del tuo blog, che io non ricordo, però tranquillo, è facilissimo: www.ilmiomondoespanso.blogspot.com, e da lì poi si accedono anche al mio mondo espanso del cinema gay e il mio mondo espanso dei romanzi gay. Insomma, un mondo espanso. Bene, ringraziamo Francesco Sansone.